Zelensky riconosco le virtù della coerenza, perché lui non ha mai amato il gioco partitico, ha messo fuori legge appena scoppiata la guerra dei partiti di minoranza che non condividevano la sua linea, e coerentemente con questa con questo approccio ben poco democratico continua a rifiutare le elezioni, a rifiutare di sottoporsi al giudizio del popolo. E sì, ovviamente Zelensky in questo momento è debole, perché aveva promesso una grande vittoria che non c'è stata, migliaia di ucraini continuano a morire o a restare feriti e menomati negli scontri su un fronte che però resta pressoché immobile. Insomma, comincia anche a diventare numericamente rilevante il fenomeno di coloro che si chiudono in casa, si nascondono per sottrarsi al richiamo di servizio, perché giustamente non temono di andare a morire al fronte, che è una cosa, insomma, umanamente estremamente comprensibile. Quindi la popolarità di Zelensky è sicuramente in calo, e chiaramente non ha nessuna voglia di affrontare il giudizio degli elettori, che dal mio punto di vista penso non lo premierebbero. Quando anche dovesse vincere, sarebbe una vittoria di stretta misura che da un punto di vista politico lo delegittimerebbe anche di fronte al consesso internazionale.